È possibile attivare il robottone di blu alla fine del gioco? Non ci credo. Avviso importante ragazzi, il 7 giugno alle ore 19 siete invitati live sul mio canale per festeggiare il Summer Days Party nella nuova mappa ufficiale di McDonald's su Roblox. Faremo una live con tantissimi youtuber, Roby, Jenny, Xiao, De Mark e Buddy. La mappa uscirà il 5 giugno e si chiama McDonald's Adventure Island ed è stata creata in occasione dell'inizio delle offerte dei Summer Days nell'app ufficiale di McDonald's, dove ogni giorno ci sarà un'offerta diversa e davvero speciale, quindi vi aspetto 7 giugno in live ore 19. Ragazzi, bentornati su Amici Arcobaleno. Ah, che bello, avete presente Arcobaleno? Di solito c'è lo gnomo che ti dà l'oro. Io ho Pingu. No! E lo so, Pingu è meglio di un gnomo, è un Pingu. Ragazzi, oggi andremo a scoprire tutti i segreti dei Amici Arcobaleno e di Blue and Blue di Damadì. Segreti bellissimi, tipo questo. Lo sapete che si può mettere un codice in questo generatore che sarebbe 1972 e poi parte. Eccolo ragazzi, questo è un segreto bellissimo. Infatti se poi noi ci mettiamo dentro, come vedete, ci teletrasporta. No! Tito Pingu è bellissimo, lo vedi, guarda che... Ma queste sono cavolatine, perché avete presente che alla fine del Rainbow Friends 2 c'erano tipo degli animatronics? Bene, forse si possono attivare ed oggi lo scopriremo. Perciò ragazzi, voglio un sacco di like a questo video e mi raccomando, iscrivetevi per ricevere una Big Bubble Blu. No! Se lo dice Pingu dovete farlo. D'accordo, andiamo nel capitolo 2, perché abbiamo un sacco di segreti da far vedere. Abbiamo un sacco di segreti anche da smentire. Ma soprattutto sapete che c'è una storia dietro veramente misteriosa. Lo so che anche tu vuole Big Bubble, Pingu. D'accordo ragazzi, capitolo 2. Come primo segreto, indovinate un po', questo uomo nonno Maranza che incontriamo all'inizio del capitolo. Cioè ragazzi, perché lui ci spunta così, completamente a caso? Ma chi diamine è? Bene, si è scoperto. Non è mio nonno Alberto che è venuto dalle Maldive, ma... Che succede? La maggioranza dei giocatori ha skippato. No, dai! Ragazzi, comunque, lui è il nonno di Spider! Uncle Bob! Cioè, è uguale, identico, è lui! Ma preparatevi perché ci sono altri segreti da scoprire. E anche qua ci sono dei segreti. Guardate qua che cosa c'è scritto. Vedete queste telecamere? I get rid of this later. Cioè, mi occuperò di questo dopo. Ma dopo di che cosa? Delle telecamere? Chi è che scrive questi bigliettini? E qua dentro abbiamo... Non funziona, c'è bisogno di aggiustarlo. Ma non è che il nostro amico Red Rosso Ravanello si è preso qualche fungo allucinogeno? No, non è che il nostro amico Red sta programmando veramente dei mega animatronics di Blue e dei suoi amici? Ti prego no. Intanto prendiamo queste 25 robe. Green, ciao, di bimbo. Tu ti mangi tutte i broccoli, ecco perché sei green. Ah, sapete che cosa c'è da queste parti? Ci dovrebbe essere un altro segreto. Quindi Pingu, preparati a tutti i segreti. No! Come c'è Blue? Dove c'è Blue? Scusa. Blu, aiuto! Yo, listen up, here's the story. Povera Ellie! È lì! È lì! È lì, Blu! Blu, tu non hai visto niente, vero? No, non hai visto niente. Meglio che andiamo a cercare qualche lampadina per illuminare la situazione! No, 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 no! Vai, vai via, Blu! Blu, Blu, mi piace tu! Siamo a 22 di 25! Oh, ragazzi, tutti bravi mo sono diventati. Io voto per salto. Salta tutto, perché noi dobbiamo scoprire i segreti. Attenzione, ecco Yellow. Ma io non l'ho ancora fatto. Cosa succede se Yellow mi prende per la camicia? No, lo so che i pesci non piacciono gli uccelli, ma pure tu sei un uccello, non sei mica un pesce. No! Ma che vuol dire? Non è vero che sei un anfibio, ragazzi. Pingu è un po' confuso sulle sue origini. Forse dovremmo andare a cercare i suoi genitori. No!
Come non lo sai dove sono? D'accordo, prendiamo gli estintori prima che ci estinguano. Ma devo provare a vedere cosa succede se mi prende Yellow, perché ancora non l'ho mai provato, non l'ho mai visto. Oh ragazzi, cavolo, mi state rubando. Lo sento. No, Yellow, lo pterodattilo. Scappa, scappa, scappa. No, no. Oh, bello che sapevi volare, eh. Yellow. Bello che sapevi volare, Yellow. D'accordo, vediamo cosa succede se lui mi prende. Facciamoci prendere. No! No! Non saltare. Trovo un posto sicuro per saltare. Come trovo un posto sicuro? Aiuto. Come faccio? Devo saltare da qualche parte. Ok, qua, qua, qua. No! Aiuto, no! Mi ha messo nel suo nido. Yellow ha scambiato Pingu per suo figlio. No, no, lo so che non era la tua vera mamma, Pingu. Però anche tu sei... No. Ok, mamma pterodattilo mi vuole prendere e portare nel suo nido. Ma io ho bisogno degli estintori. Quindi andiamo a cercare gli estintori prima che ci estinguiamo tutti quanti. Io lo so dove sono. Blu? Come? Dai, mannaggia, Blu! Blu! Aiuto! Che paura! Andiamo dentro il castello di Brooke. Là ci sono degli estintori. Ecco un estintore! Ok, me lo prendo io, grazie. Un estintore qua, un estintore ci doveva trovare da queste parti. Ma noi entriamo dentro il castello di Brooke. Ma attenzione, qua ci sono altri segreti. Allora, non so chi è stato a scrivere queste robe. È stato Rosso? È stato Red Ravanello? Le docce non funzionano. Chiamare l'idraulico. Ma come, devo chiamare Super Mario? Ecco perché c'è la S. Damage Garage Code. C'è un codice nel garage per Blu. Attenzione, questo è veramente un bel segreto. Ma dobbiamo stare attenti perché ci sono altri segreti. Come vedete, qua siamo a luglio e ci sono Light Show, fuochi d'artificio, muovere per investigazione. Ma chi le scrive tutte queste cose? Chi è? Rosso, che ha programmato tutto fin dall'inizio, oppure quando era Pirci? Intanto vado a prendere le cose. No, tutti trovati sono stati. No, aiuto, Blu! No! Ah, è Pluta, patita, putù! Se n'è andato? Se n'è andato, Blu! Io sto cercando di scoprire i segreti! Mentre è distratto! Aiuto! Cosa queste cose? Ah, ce l'ho nelle costole! Non ci giocherò mai più questo gioco se è così. Mi sto letteralmente andando in bagno. Oh, ma proprio mi segue! È venuto qui per me! Oh, Blu, sei una persona... Aiuto, lui entra! Non guarderò più con lo stesso modo. Comunque qua c'è un altro segreto. Oh, qua dentro. Oh, finalmente. Adesso andiamo all'altro segreto. Non vi preoccupate, perché ce ne sono tantissimi. Ecco, stavolta non va bene. Però stavo pensando una cosa. Lo sapete che esiste una scena segreta in cui se noi non facciamo nulla, non me lo spoilerò. Cioè, non dovremmo fare nulla. Però è impossibile non fare nulla, che dobbiamo completare. No! Giallo. I'm giallo. Ah, l'hanno rapito. No! Poverino! L'hanno preso. Ok, stiamo attenti. Pingu, sei con me? No! Ci dovrebbe essere un segreto da queste parti. Eccolo! Allora, questo è un altro segreto. Se lo leggete, scrivetelo sotto nei commenti ciò che c'è scritto. Intanto ci sono le cose qua che rotolano. Le prendo io! Vediamo la scena segreta? Io direi di sì. Vediamo la scena segreta. Mi devo fermare in un punto e non fare nulla. Oh, ecco, se magari Blu non mi scopre. Ok, mi metto qua sotto, ragazzi. Mi metto qua sotto. Perfetto. Rimaniamo qua sotto. Rimaniamo qua sotto finché non parte la scena segreta. Quel robo che vedete là dovrebbe arrivare in cima. Ci sta arrivando piano piano. Quindi tra poco c'è la scena segreta, ragazzi. Guardate come sale piano. E purtroppo il nonno che è là sopra sta dicendo: aiutami, pezzo di melanzana. 3, 2,
1. Scena segreta. Ok, che succede? Oh no, Red, ti prego, non farla esplodere. Fuochi d'artificio? Sì, fuochi d'artificio. Ho sbloccato una scena segreta. Una, sì, perché poi c'è un'altra, solo che non so come sbloccarla. Wow, troppo forte. Ah no, ok, è la stessa. Oh mamma mia, guarda come mi guarda questo Lucky. A cosa stai guardando? A te, perché tu sei un Lucky stesso. Il nonno è salvo, grande nonno Baranza. Sblocchiamo questi ultimi due segreti, perché ce ne sono due alla fine. Proprio nel finale posso fare una cosa che non pensavo fosse possibile. Ha funzionato! Via, nonno Maranza! Nonno Maranza, dobbiamo non solo scappare da Ciano, dobbiamo dirgli proprio Ciano. Pingu, sei pronto per il segreto finale? No! Come no? Come loot? Come? È il momento, Naranja prende la sua torta e noi andiamo giù e cerchiamo di scoprire tutti i segreti. Ciano! Why? Ok, seguiamo i Lukis, ma vabbè, questo già l'avevo capito. Boschetti Cicuta. Come Boschetti Cicuta? Ma che traduzione è in italiano? Guardate i piccolini Lukis. Continua così. Ragazzi, troppo bella questa parte. Benvenuti nel mondo strano. Giù. Allora, adesso entriamo nel castello di Blu e come vedete iniziano ad esserci qualche segreto, tra cui c'è una scena finale segreta che non ho visto e la vedremo insieme. A destra, destra. Ar Blu da Madina Bapu. Ciano. Quanto è bello Ciano come mostro comunque. Ok, prepariamoci. Adesso guardiamo un po' intorno, perché ci sono dei segreti. Pingu, tutto bene? No! Lo so, ti sei fatto male alle ping chiappe. Allora, guardiamo un po'. Attenzione a Ciano. Proprio questo è il problema, Ciano! Oh, mannaggia la miseria! Ok, guardiamo qua. Come vedete ci sono delle telecamere e c'è una linea di acqua. Non so che cosa serve. Intanto c'è Ciano che ci perseguita. Riusciremo ad attivare i robottoni giganti prima che Ciano mi killi? Quindi ci sono pure dei laboratori segreti qua dentro. Ok, ecco i robottoni. C'è pure in arancia. Cerchiamo di attivarlo. No, 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 non riesco ad attivarlo. Non si attiva. No, non si attiva. No, mannaggia, ho perso tempo. Vabbè, vi faccio vedere la scena finale. Ragazzi, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, ma mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un sacco di pollice in su. Qua il vostro nome esiste, è tutto, e noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!